piacere di aprire questa nostra prima esposizione, diciamo, un po' più importante, con la presenza del sindaco, che ringrazio, e di tutti voi che ci date questo onore. E sono un po' emozionato perché effettivamente è una cosa che ci sembra più grande della nostra piccola associazione, e ci abbiamo provato, quindi speriamo che i nostri lavori vi diano qualche emozione e vi dia qualche piacere, insomma, in qualche modo di osservare. Io non mi dilungo tanto perché non sono bravo a parlare, quindi passo la parola al sindaco, che sicuramente sa parlare più di me. Grazie. Io innanzitutto vi ringrazio, in quanto prima cittadino di Lavoria e rappresentante di tutta la comunità. Penso che questa mostra rappresenti anche le capacità che sul nostro territorio vengono espresse, magari fino adesso sopite, poco conosciute, perché sappiamo che l'arte e la cultura hanno avuto sempre difficoltà ad affermarsi, soprattutto nelle piccole comunità, anche se c'è stato chi come voi, tipo Mario o tipo altri. Noi abbiamo nell'area anche artisti che espongono in galleria a Budapest. Dell'altro ieri una notizia che mi ha fatto enormemente piacere, in quanto un amico che nella Valle del Mercure comunque si occupa del mercurio e quant'altro, la scoperta quasi di un tempio, quindi è fondamentale ed importante questo aspetto per la nostra società. Vi devo dire grazie, perché con questo fate diventare centrale un punto espressivo di quella che è la vostra capacità. E soprattutto, cioè, guardando, mi rendo conto, non so chi è che ha detto entrando, questo è un dono. È un dono, perché è difficile esprimere, non con le parole, ma attraverso, anche le parole rappresentano, sono un'arte, però esprimerlo attraverso i quadri, attraverso la pittura, attraverso la musica, cioè, non è una cosa da tutti e non è una cosa semplice. Io mi auguro che questo possa essere sempre di più una testimonianza del fatto che anche nei nostri luoghi la cultura è qualcosa di fondamentale, e soprattutto rappresenta la base anche per delle attività che si diversificano da quelle che sono le solite. L'abbiamo visto nello sport, lo vediamo in tante circostanze. Mi auguro veramente che si possa apprezzare. Sappiamo che l'arte racchiude sempre una nicchia, non è, diciamo, preponderante rispetto alle altre attività, ma in questi anni ho avuto l'onore di comprendere e soprattutto di capire che anche nei nostri luoghi è apprezzata, e c'è gente che ci ripiega con passione, professionalità, e soprattutto per portare alla ribalta, e soprattutto per evidenziare quello che è lo sforzo che una tale attività richiede. Quindi grazie a tutti, grazie a voi, mi auguro che ci possano essere sempre di più occasioni del genere, che noi possiamo contribuire in maniera convinta e sinergica. Grazie. Perché attraverso la sinergia penso si possano raggiungere risultati. Grazie, grazie, e in bocca al lupo. Grazie a tutti. Io volevo anche ringraziare brevemente le associazioni che ci hanno supportato, e quindi in primis la Proloco, cioè il presidente qua, ringrazio tantissimo, e poi altre associazioni tipo Amici del Castello, Tangram, il CIF, quindi tutte associazioni che ci danno una mano, e cerchiamo di interagire proprio per cercare di fare dare un prodotto migliore. E quindi loro aiutano noi e noi cercheremo di aiutare loro, che siamo convinti che la collaborazione possa dare buoni frutti in un paese come il nostro. Grazie ancora. Un saluto. Abbiamo il piacere anche di avere qui stasera due artisti a mio avviso meravigliosi. Il primo, ma no, non per importanza, lo dico così, il primo è il professor Regina, che è un mio carissimo amico oltretutto, e quindi lo prego di venire qua. È un grandissimo artista che ci fa veramente sognare. L'altro è dove il mio caro fedele Barletta, per favore vieni qua, un grande artista di... Anche al mio dire, io ho veramente l'onore di essere qua tra due pittori della nostra zona, e sono veramente importanti. Noi potremmo fare soltanto i garzoni a questi signori, quindi siamo contenti, siamo contentissimi. Grazie mille. Grazie a te, professore. Io ringrazio Gino Mastroianni, Nicola Mangravelli soprattutto, poi Maria Costanza, Lucia. Ho conosciuto questi signori, con cui abbiamo subito dialogato, ad un estemporaneo Latronico, forse l'anno scorso, più. E insomma c'è stata una certa sintonia.
Io nella vita ho fatto l'insegnante, però per conto mio ho sempre dipinto, e quindi ho partecipato a tante esposizioni, tante mostre, qualche volta ho vinto, qualche volta non ho vinto, ma quello non c'entra niente. Io direi che l'associazione va supportata, tutte le associazioni vanno supportate, perché se c'è un'associazione e allievi si avvicinano a questa associazione, in questo caso pittorica, certo che può nascere qualcosa. Altrimenti, se non ci sono i punti di riferimento, come si fa a portare avanti un'attività? È difficile. No, io parlo così perché ho fatto il presidente del gruppo Folk, ma ho fatto anche altre cose. E a Mormano, che c'è la compagnia del Cucco, adesso c'è un giovane, veramente due, uno che sta recitando in tutta Italia, molto molto bravo, insomma, sta emergendo, grazie all'associazione. Comunque adesso mi sposto dall'associazione e dico che ci sono, diciamo, diverse espressioni pittoriche qui, alcune molto brave, altre diverse, per esempio quello di Maria Lucia Costanza è nettamente diverso rispetto a tutti quanti gli altri. Ma che cos'è l'arte? Se uno mi domandasse che cos'è l'arte, io rispondo non lo so, perché l'arte è soggettiva, non può essere riferita esclusivamente al fatto tecnico, può essere tecnico, può essere freddo, può essere bruttino, può essere con degli errori, ma ci lascia delle sensazioni. Quindi l'arte è l'espressione, è, diciamo, è presentare se stessi. Io parlo così forse per difendere anche la mia attività, io ho fatto sempre il figurativo, ma da quando sono in pensione mi piace l'astratto, e quindi quando faccio l'astratto mi trovo più a mio agio, e quando vengono a trovarmi qualche cliente sceglie l'astratto. Comunque per non tediarvi chiudo qui, faccio i complimenti all'associazione che porta essere avanti questa attività, perché possono giovarne anche i giovani, ma, e possono togliere anche dalla strada. Auguri all'associazione. Voglio esprimere, chiedo scusa, voglio esprimere anch'io il mio saluto, e lo faccio a rime baciate. Recita così un vecchio detto, all'argomento calzante assai perfetto. Impara l'arte e mettila da parte. Così han fatti questi bravi artisti, ormai maestri, ma del bello sempre più apprendisti. Nella nobile arte sono in continuo progresso, riscuotendo ovunque lodevole successo. Recentemente a Salerno, con merito confermato dall'Accademia Grasso, artista blasonato. I soci di Laurea Art, che mirano al perfezionamento, siano per i nostri giovani un valido insegnamento. Grazie. Possiamo invitare, se volete fare un giro, potete, poi il buffet è aperto, c'è qualche cosa, qualche stuzzichino, quindi possiamo stare un pochino in compagnia.
Presidente, diamole innanzitutto le motivazioni di questa mostra. Ma la motivazione è una, è quella di cercare di diffondere per quanto più è possibile l'arte in tutti i suoi aspetti, quindi questa è la cosa principale, tant'è che nell'estemporanea prossima, il 21 luglio, che faremo qui alla Madonna, sotto la Madonna dell'Armo, ci sarà un laboratorio gratuito per bambini e quindi noi speriamo che ci sia affluenza, perché i bambini devono avvicinarsi all'arte, perché è una cosa troppo importante nella formazione della persona, quindi contiamo la presenza di questi bambini, anzi invito i genitori a portare i loro bambini il 21 luglio ai piedi del castello. Presidente, diamo un po' la bussola di queste giornate, ecco, a che ora apre il locale e fino a quando durerà la mostra? Sì, allora innanzitutto mi preme dire che questo locale è della famiglia Papaleo, che c'è stato messo a disposizione gratuitamente. Quindi dobbiamo ringraziare veramente tanto Modestina Papaleo, Antonio Papaleo. Questo locale resterà aperto praticamente tutti i giorni dalle 7 alle 23, dalle 19 alle 23, anche il sabato e la domenica, poi compatibilmente con gli impegni che ognuno di noi soci abbiamo, e quindi cercheremo però di mantenerlo sempre aperto. In ogni caso ci sono le vetrine sempre aperte, quindi si può sbicciare anche da fuori. Ecco, Presidente, diamo qualche ulteriore numero. Possiamo dire circa 100 tele e per quanti artisti impegnati? Allora, gli artisti impegnati in questa manifestazione saranno 8 o 9, ma noi contiamo 20 associati, più di 20 associati, e c'è da dire che tutta la produzione non è qui, tutta la produzione, perché abbiamo anche altri impegni. Dal 20 al 30 saremo a Maratea come associazione, quindi già le tele che saranno lì sono già da parte. Dal 12 e 13 agosto saremo al Palazzo Marangoni per una mostra a tema, e anche lì i quadri, le tele sono già messe da parte, perché poi è inutile portarla avanti indietro, quindi abbiamo già fatto una certa scaletta, diciamo così, per utilizzare tutte le opere in posti diversi. Ecco, un'ultima domanda non al Presidente ma al Professore. Abbiamo notato che ci sono anche delle sue tele e abbiamo notato questa predominanza, no, assoluta del cavallo. Perché questa ulteriore passione, no, la pittura e anche un po' il cavallo? Il cavallo nasce da una passione sportiva, perché io sono stato sempre sportivo, ne ho fatto un lavoro dello sport, quindi ho avuto anche un cavallo per 12 anni e quindi l'ho vissuto intensamente, e questa mia passione l'ho espressa anche ho cercato di esprimerla sulla tela, però ci sono anche altri lavori che non sono qui stasera e che però sicuramente in altre occasioni esporrò, e quindi ci sono per esempio molti scorci di Lauria con tecniche diverse e soprattutto con acquerello. A quando la personale di Gino Mastroianni, la prima personale di Gino Mastroianni? Allora Mario, la personale è sicuramente un traguardo importante anche per un aspirante artista, però io voglio dire una cosa, io voglio mettere davanti sempre l'associazione. Io ho cercato insieme ad altri di fondare questa associazione, siamo riusciti ad avere un certo numero di membri, e quindi al momento organizzare una personale per me mi sembra una scortesia per l'associazione, quindi non intendo per il momento fare questo. Cercherò invece di portare avanti come presidente ma anche come membro l'associazione in tutti i modi, cercherò di promuoverla sul territorio, a Lauria e nei paesi vicini, cercando di organizzare più cose possibili. È ritornato allenatore, insomma. la natura è quella, poi magari i cambi sono diversi, però la natura è la stessa. Salutiamo Gino Mastroianni e siamo con Rocco Regina, un altro grandissimo personaggio a livello artistico. Il presidente Mastroianni ha lodato, ecco, la sua persona, è di Mormano, abbiamo avuto modo di conoscerlo già. Ecco, cosa prova, maestro, quando tante persone si mettono insieme per dar vita ad un momento culturale alto come questo? Io ho sempre sostenuto come Gino, ho detto prima, ho fatto il presidente del gruppo Folk, quindi
quindi l'associazionismo l'ho sempre così pensato e attivato come cosa. Penso che sia una cosa importante, perché solo così possono nascere le cose, altrimenti non, nei nostri paesi, se ci disuniamo ancora di più, ci sfilacciamo le cose, non può nascere niente. E poi quando si è assieme c'è anche l'emulazione, c'è quello più bravo, si cerca di guardare l'altro, magari si chiede un consiglio, e io la trovo molto positiva l'associazione, molto positiva. Ecco, da un punto di vista tecnico, sappiamo che, le faccio una domanda scivolosa, il livello è medio-alto, lo si nota proprio così, ecco, c'è un quadro, qualche quadro che in particolare l'ha colpita? Beh, diciamo in particolare no, nessuno, però guardo alcuni quadri che sono realizzati tecnicamente abbastanza bene. E poi c'è anche un altro aspetto, c'è quello che dicevo prima, c'è un allontanamento della realtà oggettiva, che è quello dell'astratto. Anche questo è molto importante, perché se noi, almeno per le mie esperienze, se noi ci fermiamo al figurativo che tutti percepiscono, tutti riusciamo a vedere, non possiamo andare oltre, e quindi trovo che l'associazione dai componenti sia molto omogenea da questo punto di vista. Ecco, le faccio un'ultima domanda, maestro. Intervistando tempo fa un altro artista, mi diceva, insomma, evidenziava l'importanza della cornice in una tela, ma è proprio così importante la cornice? Beh, penso che sia un po' soggettivo questo discorso. La cornice dovrebbe definire l'opera, ma se l'opera non c'è, la cornice, uno può dire una bella cornice, ma se l'opera è scadente, insomma, la cornice può leggermente racchiuderla, definirla, inserire nella cornice. Io penso che quello che sia importante è quello che uno riesce a dare sulla tela e quello che riesce a trasmettere. La cornice è un completamento per... Quindi in primo piano i tratti e i colori. Certamente colori, disegno, c'è tutto. L'ho detto anche prima che la tecnica è fondamentale fino a un certo punto. Poi per esprimersi ci vuole quello che uno ha dentro. Se riesce a trasmetterlo già riesce ad ottenere qualcosa. Perché noi se guardassimo... Anche oggi ci sono degli artisti classici eccezionali, ma non so se entreranno nell'arte, nella storia dell'arte. Sono eccellenti, qualitativamente super, ma l'arte forse richiede qualche altra cosa, richiede la singolarità. Bisogna che, se io vedo un Guttuso, dico quello è Guttuso, se vedo Gentilini, quello è Gentilini. E io penso anch'io così, insomma, se vedo Afro Basaldella, pur essendo un astratto, dico quello è Afro. E forse questa è l'arte, forse.